Un comune al giorno di oggi fa tappa a Terra Nuova Bracciolini, lo vedete nel nostro LED wall. In collegamento abbiamo il primo cittadino, Sergio Chienni. Salve Sindaco. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi quest'oggi. Partiamo subito facendo un po' il quadro della situazione sanitaria. Quindi quanti positivi ci sono nel suo comune, qual è il trend e soprattutto quali sono stati i risultati dello screening di massa? Allora io comincerei da quest'ultimo tema perché sono stati fatti 1.336 test e sono risultate positive 4 persone, quindi diciamo un'incidenza relativamente bassa, ma è stato molto utile anche perché ci ha permesso di tracciare se vi fossero tra le persone testate eventuali varianti e non sono state riscontrate. Questo ovviamente non ci mette al riparo nel prossimo futuro rispetto a quello che può accadere, ma è un'importante fotografia del presente. Noi da inizio pandemia siamo sempre stati sotto quella che era la media regionale di incidenza del virus. Abbiamo poi registrato invece nell'arco di 2 settimane un incremento abbastanza significativo e siamo intervenuti in collaborazione con la Regione Toscana proprio tempestivamente con l'operazione Territori Sicuri. Ad oggi noi abbiamo 30 persone positive, attualmente positive su una popolazione di circa 12.300 persone, il che ci proietta più o meno alla metà della media di incidenza regionale. Quindi in questo momento siamo in una situazione abbastanza rassicurante, ma sappiamo che dobbiamo mantenere alta l'attenzione perché le sorprese negative possono essere dietro l'angolo e quindi raccomando a tutti di mantenere i comportamenti più corretti. Certo, Sindaco, ha fatto bene a ricordarlo, mai abbassare la guardia. Voltiamo pagina, un argomento di fondamentale importanza per l'intero territorio del Valdarno è quello relativo all'ampliamento della discarica di Podere Rota. Lei come la pensa? Allora, il tema ovviamente è piuttosto complesso, io lo separerei in 2 punti. Quello prioritario ovviamente sono le questioni ambientali e igienico-sanitarie. Il progetto di ampliamento verrà sottoposto alla conferenza dei servizi, dove intervengono la Regione Toscana, l'ASL, l'ARPAT, tutti gli enti competenti che sono di garanzia per tutti per valutare e approfondire se ricorrono i presupposti per un ampliamento oppure no. E ovviamente questo è l'aspetto primario che interessa noi tutti. Se non ci sono motivi ostativi, perché dell'ampliamento di Podere Rota e qual è il suo dimensionamento? Si tratta di un ampliamento piuttosto ridotto, perché se si procedesse con quelli che sono stati i conferimenti medi effettuati negli ultimi anni, questo ampliamento durerebbe circa 3 anni e mezzo, 4. Quindi parliamo oggettivamente di un orizzonte ridotto. I cittadini ovviamente possono permettersi di dire i rifiuti portiamoli altrove e non qui. Un amministratore deve chiedersi se effettivamente ci sono queste alternative concrete e che costo economico e che impatto ambientale possono avere, perché tutte le scelte che vengono fatte poi hanno dei risvolti significativi per le tasche delle aziende e di noi tutti i cittadini. Mi riferisco in particolar modo alla scelta che è stata operata del lato di una drastica riduzione del conferimento dei rifiuti che provenivano dal Valdarno Fiorentino, dalla Val di Sieve, dalla città metropolitana, quindi anche a pochi chilometri di distanza dall'impianto, che hanno determinato negli ultimi 2 anni un aumento generale, un'incidenza delle tariffe di 1,5 milioni. Quindi si parla anche di numeri particolarmente rilevanti, ogni scelta corrisponde ovviamente a una situazione economica di un certo tipo o di un certo altro. Ovviamente la chiusura di Podere Rota porterebbe impatti ancora più negativi sulle tariffe dei cittadini della provincia d'Arezzo, per questo va fatta una riflessione importante. Anche perché se l'alternativa è portarla a una discarica a diversi chilometri da qua, dal territorio da dove si produce rifiuti, ovviamente c'è un impatto ambientale utilizzando però lo stesso strumento. Quindi, poi vorrei ricordare lei, che Sindaco, scusi se la interrompo, quindi lei non vede del tutto in modo negativa questa proposta? No, secondo me è una proposta da accogliere nel caso in cui non ci siano motivi ostativi di carattere ambientale o igienico-sanitario, perché prima ovviamente viene la salute e il rispetto di quelle che sono le situazioni ambientali del nostro territorio, quindi però se non ci sono motivi ostativi e vengono riscontrati dalla Regione, da ARPAT, da ASL, da tutti gli enti competenti in questa materia qui, è da valutare secondo me in maniera con riscontro positivo, perché oggettivamente scelte diverse porterebbero riflessi economici per le aziende e per i cittadini molto importanti. Non dimentichiamoci, nella produzione dei rifiuti 3/4 vengono prodotti dalle aziende,
che anche loro hanno bisogno di soluzioni a un costo che sia sostenibile. Io credo però, se si vuole essere davvero rispettosi dell'ambiente, bisogna fare altre cose, perché la discarica di fatto è l'estrema ratio, ma avanti bisognerebbe prendere altri provvedimenti, quali la riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata. Purtroppo in provincia d'Arezzo gli ultimi dati certificati ci dicono che facciamo il 40% di raccolta differenziata, e che vuol dire produciamo troppi rifiuti indifferenziati, perché il 60% è una quota molto ingente, poi questo 60% deve trovare una sua collocazione. L'ultimo elemento ci tengo a dire è che Lato stima che l'ampliamento del termovalorizzatore di San Zeno di Arezzo verrà completato all'incirca nel 2024-2025. Nel caso Rota ricevesse un'autorizzazione, ovviamente può traguardare quel ampliamento lì, in modo tale che poi si abbia una risposta compiuta da San Zeno. Certo. Sindaco, rapidamente, perché di argomenti da trattare con lei ce ne sono veramente tantissimi, il suo comune sta portando avanti un progetto importante relativo a delle borse lavoro. Beh, è veramente importante per i suoi cittadini. Di cosa si tratta? Sì, da qualche anno sostanzialmente abbiamo riservato uno strumento specifico alle persone che hanno perso il lavoro e quindi si trovano in una situazione di difficoltà, vengono impiegate in opere di pulizia, decoro urbano, piccole manutenzioni e quindi ricevono un aiuto da parte dell'amministrazione comunale trovandosi in una situazione economica di difficoltà, però restituiscono alla collettività curando varie parti del nostro territorio che riguardano sia il capoluogo sia le nostre frazioni. Questo ha un duplice beneficio: uno, abbiamo innalzato la qualità, diciamo, del decoro urbano e restituendo anche, diciamo, dando un'opportunità alle persone; dall'altro, alcune di queste persone vengono impiegate nelle borse lavoro, hanno poi ritrovato un impiego invece di diverso tipo e si sono reinserite proprio nel mondo delle professioni, e questo è, diciamo, il compimento di questo progetto, perché si restituisce ovviamente alle persone un'opportunità importante in termini occupazionali. Certo, questo è estremamente positivo, quindi complimenti per questo progetto che state portando avanti. Di recente Grazie. Avete avuto un plauso da parte della provincia di Arezzo per quanto riguarda le pari opportunità, perché siete molto attenti in comune a Terranova Bracciolini a dare delle buone, delle ottime possibilità alle donne, quindi anche nel loro trattamento avete dei comportamenti ben specifici. Allora, noi abbiamo accolto ovviamente con soddisfazione la lettera che abbiamo ricevuto dalla provincia d'Arezzo, che rappresentava un plauso alle azioni concrete di promozione e di attuazione della cultura della parità di genere che attua il Comune di Terranova. Aggiungo però che dovrebbe essere la normalità, nel senso, in un mondo normale non ci dovrebbe essere neanche bisogno di questo tipo di attestati, perché tutti si comportano in questo modo. Uno degli elementi che voglio sottolineare in questo contesto è che in comune a Terranova nelle posizioni di vertice sono più le donne che gli uomini, e credo che questo sia l'attestato che l'ente del comune Terranova Bracciolini si comporta in base al merito delle persone nell'assegnazione di quelli che sono gli incarichi che vengono dati, in particolar modo di quelli apicali della struttura. Per chiudere, Sindaco Chienni, io con lei vorrei fare accenno ad un parco dedicato ai nuovi bambini nati nel suo comune, che è stato inaugurato proprio qualche giorno fa. Sì, questo è un motivo di soddisfazione, perché stiamo vivendo un presente molto complesso e abbiamo bisogno però anche di segni di speranza e di rivolgere lo sguardo al futuro. Noi ormai da un po' di tempo ogni anno inauguriamo un parco dedicandolo ai nuovi nati. Purtroppo l'anno scorso iniziò proprio la pandemia nel momento in cui avremmo dovuto realizzare questo parco, e quindi è slittato. Abbiamo avuto modo di inaugurarlo ora, anche se alla presenza ovviamente di pochissime persone, a parte gli amministratori regionalisti, simbolicamente è intervenuta una famiglia con la bambina che per l'appunto è nata nel 2019. Ed è un parco dedicato nello specifico, in particolar modo, alla fascia di età fino ai 3 anni, ne possono fruire comunque fino ai 5 anni, ed è un bel segno. Simbolicamente sono stati, e concretamente sono stati, piantati 12 gelsi che rappresentano i mesi dell'anno, ed è una prospettiva di come gli alberi si radicano nel nostro territorio, così come persone ci radichiamo e cresciamo nelle nostre comunità. È bellissimo questo messaggio, grazie Sindaco, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere e buona giornata. A lei. A questo punto noi ci godiamo lo spuntino di Alex e Susanna che per noi hanno intervistato Davide Paolini.